Buenos días, es un placer estar con vosotros aquí, entre amigos, a questo incontro del Forum delle Donne Euro-Latinoamericane. Questo non soltanto perché l'Istituto è un punto di riferimento politico e culturale di molte generazioni di italiani interessati in vario modo all'America Latina, ma anche perché l'Istituto da sempre propone contributi molto importanti alla politica estera e alle relazioni tra il nostro Paese e la Regione. Ed anche e soprattutto perché il tema dell'empowerment economico delle donne e della creazione di reti di imprenditrici è ormai da anni al centro dell'operato della nostra cooperazione. Il nostro obiettivo, come quello di ormai tutte le cooperazioni allo sviluppo internazionali, all'attuazione dell'Agenda 2030, che costituisce il documento di riferimento di tutte le nostre cooperazioni e che con i suoi 17 obiettivi di sviluppo mira ad affrontare gli ostacoli sistemici allo sviluppo, come le disuguaglianze, i conflitti, i disastri ambientali, la violenza, in particolare quella contro le donne e le bambine. Uno dei punti qualificanti e innovativi dell'Agenda 2030 è proprio quello di includere il rispetto e la promozione dei diritti umani universali e di collegare sistematicamente in tutti gli eventi di interventi di cooperazione allo sviluppo l'azione economica alla sostenibilità sociale e ambientale. Questo approccio costituisce dunque il prisma attraverso cui l'Italia intende dare il suo contributo alla partnership globale e chiama in causa anche la capacità del settore privato di contribuire a un modello di sviluppo inclusivo per le donne e i giovani. La nostra cooperazione ha fatto di questa sfida una priorità che ci prefiggiamo di realizzare anche grazie agli strumenti offerti dalla recente riforma che ci permette di coinvolgere appieno il settore privato attraverso schemi innovativi in cui gli investimenti privati si affiancano ai criteri e all'azione più generale della politica di cooperazione. In questo campo possiamo già vantare una serie di buone pratiche realizzate soprattutto in America Latina e basate sul potenziamento dello sviluppo locale, particolarmente efficaci per promuovere l'empowerment economico delle donne e il lavoro dignitoso nel contesto di un'economia sostenibile e per un modello di sviluppo inclusivo. La nostra attenzione è quindi concentrata sui modi in cui il settore privato, in particolare le piccole e medie imprese, e l'economia sociale possono assieme favorire la creazione di nuovi posti di lavoro, soprattutto nelle aree in cui povertà, discriminazioni e mancanza di prospettive sono all'origine delle maggiori disuguaglianze. Non c'è alcun dubbio che negli ultimi decenni la regione dell'America Latina abbia compiuto notevoli progressi in materia di politiche sociali e promozione del ruolo delle donne. Basti solo citare la recente stagione di leadership femminile in molti paesi, ne cito alcuni, Argentina, Brasile, Cile, potrei citarne molti altri. Tuttavia è anche evidente che i risultati raggiunti devono essere resi stabili, soprattutto in una fase ancora critica sotto il profilo economico, qual è quella che alcuni paesi latinoamericani stanno affrontando. Occorre dunque un impegno diretto dell'Italia e dell'Europa per rendere irreversibile e rafforzare il ruolo delle donne nella società e nell'economia, ma soprattutto per affermare con forza il loro diritto a una vita senza violenza e discriminazioni. Il processo di empowerment delle donne non è solo una cosa giusta da fare, è anche fondamentale per la crescita futura di interi paesi. Si dimentica infatti troppo spesso che le donne non sono, come a volte si pensa, solo vittime nella società e della società, ma sono anche attrici sociali e costruttrici delle strutture sociali. Nel corso dei primi decenni del XXI secolo è emersa con grande forza la capacità delle donne latinoamericane. Le donne, in molti casi, come nelle catastrofi naturali o nelle fasi di riconciliazione sociale, hanno dimostrato di essere capaci di affrontare situazioni di emergenza anche prima che intervenissero le istituzioni nazionali ed internazionali ed hanno saputo reagire ai gravi eventi che coinvolgevano intere popolazioni ed in particolare le loro famiglie. Lo stesso hanno dimostrato rispetto alle capacità imprenditoriali, soprattutto a livello locale. L'attenzione della cooperazione italiana verso l'America Latina è rivolta e rivelata anche dalla presenza di alcune agenzie della nostra cooperazione, attualmente presenti in Salvador, Cuba e Bolivia. In America Centrale realizziamo soprattutto numerosi programmi di respiro regionale che, accanto a interventi di carattere finanziario,
spesso svolti in collaborazione con il SICA, vedono numerose iniziative per la protezione sociale a favore di giovani adolescenti e di donne. Così a Cuba, per esempio, dove il nostro partenariato con l'ILA ha un ruolo centrale. Nei paesi andini, invece, ci stiamo concentrando su iniziative di riduzione della povertà come strumento per favorire l'attenuazione delle tensioni sociali e porre quindi le basi per uno sviluppo sostenibile sotto il profilo sociale ed ambientale. Più recente è il nostro impegno per la pace in Colombia, a fianco dell'iniziativa dell'Unione Europea. Mentre nei paesi del Mercosur, non prioritari in quanto economicamente emergenti, la nostra cooperazione, oltre al completamento delle iniziative già avviate, è fortemente interessata a realizzare alcune esperienze pilota di cooperazione trilaterale. Nel quadro che ho brevemente sintetizzato, il rafforzamento della partecipazione delle donne ai processi di sviluppo economico, la protezione sociale e la lotta a violenze e discriminazioni costituiscono priorità strategiche, poiché sono strumenti per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile che integri crescita economica, giustizia sociale e tutela dell'ambiente. Vorrei ricordare in questa occasione anche una nostra buona pratica, il nostro programma MIDEL, realizzato in America Centrale con la collaborazione di UN Women. MIDEL ha costruito un modello di empowerment economico delle donne ed ha assistito 12.000 imprenditrici che hanno avuto accesso a formazione, assistenza tecnica e finanziamenti attraverso 13 centri di servizio per le imprese femminili presenti in Guatemala, Salvador, Nicaragua e Honduras, in alleanza con 4 università e con le istanze settoriali di piccole e medie imprese. MIDEL è nato come intervento di contrasto alla povertà, ma ha saputo sviluppare una strategia di valorizzazione delle imprese femminili con il loro riconoscimento e il conseguente appoggio da parte delle autorità locali, nazionali e regionali. Ha inoltre favorito l'inserimento delle donne nel tessuto sociale e produttivo, valorizzando le conoscenze locali sull'economia verde e lo sviluppo sostenibile. Uno dei fattori che hanno favorito il successo dell'iniziativa è stato l'attenzione alle condizioni di vita delle donne, che ha consentito di dare risposte efficaci ai temi della sicurezza alimentare e della sostenibilità ambientale, specialmente nei contesti rurali in cui le donne, pur rivestendo un ruolo chiave nell'economia, non erano spesso considerate soggetti imprenditoriali. Le attività di formazione hanno permesso di far conoscere alle varie imprese coinvolte le capacità delle donne nell'affrontare le nuove sfide del mercato, sempre più esigente in termini di controlli di qualità e nell'identificazione delle filiere produttive, soprattutto in termini di prodotti locali. Questo ha portato le imprenditrici e i loro alleati a raggiungere una buona posizione nel mercato regionale. Un altro fattore positivo è stato il coinvolgimento che il programma ha stabilito con il livello politico, istituzionale, nazionale e regionale e le opportunità che ne sono derivate per lo sviluppo economico. I risultati di MIDEL sono in gran parte dovuti all'esistenza nei paesi dell'America Centrale di un tessuto di agenzie di sviluppo locale che la cooperazione italiana ha per lunghi anni sostenuto attraverso e soprattutto nella fase di pacificazione sociale. Tuttavia questi esempi sono stati dimostrati replicabili in altre aree, soprattutto nella zona andina, ad esempio in Colombia, dove è forte l'impegno dell'Unione Europea per una politica di lotta alle discriminazioni, alla violenza e di sostegno al processo di pace. Per questo motivo l'Italia si sente fortemente impegnata anche in ambito europeo nel favorire processi di empowerment economico che siano inclusivi e che si impegnino a creare le condizioni per una definitiva uscita dalla povertà, soprattutto delle popolazioni indigene. Organismi quali il Foro Euro Latinoamericano delle Donne sono quindi per noi interlocutori preziosi nel sostenere l'innovato sforzo della cooperazione internazionale per la realizzazione di uno sviluppo sostenibile che non lasci indietro nessuno, innanzitutto le donne. Grazie.